Ciao, eccomi qui nella mia postazione DVD e ovviamente ti parlo di film. Ti parlo di film visto che ci stiamo avvicinando al Natale e anche in TV iniziano le proiezioni di film natalizi. Non potevo non farti un video su tutti i film di Natale che ovviamente possiedo e che ovviamente ho visto, rivisto e forse so anche a memoria. Ok, sono tantini. Quindi cominciamo subito. Ah, piccola parentesi, non ti sto a dire la trama per ogni singolo film, per il semplice fatto che di base c'è il Natale, Babbo Natale, quindi sogni che si avverano, desideri, tutte cose super super positive e sono un film più bello dell'altro, quindi sicuramente qualcuno l'avrai anche già visto. Cominciamo. Questo secondo me non l'hai visto ed è La vera storia di Babbo Natale e Santa Claus. Questo film è vecchiotto, veramente vecchiotto, non ricordo l'anno esatto, però sì, non so se riesco a farti vedere. Vedi le immagini come sono? Sono proprio vecchiotte. Comunque, molto, molto, molto carino. Ci sono gli elfi, cioè, bello. Poi un film che ogni anno fanno vedere in TV e che ogni anno io guardo e spero vivamente succeda anche a me nella vita. Ed è Miracolo nella 34esima strada. Sicuramente questo film anche tu lo conosci a memoria, vero? Ogni anno lo fanno rivedere e io me lo gusto. Poi c'è un film di Whoopi Goldberg, attrice che io adoro. E che devo dire, in questo film veramente brillantissima, film anche insolito, perché effettivamente Babbo Natale si sa è uomo e penso che anche questo film tu l'abbia già visto, comunque sia, sto parlando di Babbo Natale Cercasi, Whoopi Goldberg, top. Poi passiamo a... Questo è un film che non ho visto tantissime volte effettivamente. Però è un film che è comunque simpatico. E sto parlando di Fred Claus, un fratello sotto l'albero. E sì, lui è il fratello di Santa Claus. Ovviamente hai già capito perché la copertina già dice tutto praticamente. Lui è un mezzo teppista. Ok, questo, guardalo perché comunque sia veramente è molto molto carino. Oh, allora. Devi sapere che io sono cresciuta guardando il telefilm della signora in giallo, Jessica Fletcher, ovvero Angela Lansbury, donna che io ho adorato da sempre. E quando ho scoperto, non tantissimi anni fa, spulciando su IBS, perché io ogni anno vado a cercarmi qualcosa di natalizio, sperando ci siano delle novità, ma ultimamente non ce ne sono. Quando ho scoperto che esisteva un film di Natale con Angela Lansbury, ok, detto, compriamolo ad occhi chiusi. E sto parlando di Mrs. Santa Claus. Guardala, è lei, è troppo caruccia. Cioè, è bellissima anche con questo vestito. Ok, ovviamente ti farò un video dove ti mostrerò l'altra serie TV mia preferita, ovvero i cofanetti di Jessica Fletcher. Questo veramente è un film molto 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 carino, un film che anche questo riguardo sempre molto volentieri e che ti devo dire, se non l'hai ancora visto, guardalo. Oh, qui c'è un film, ok. Che praticamente ha avuto anche un seguito e generalmente quando un film ha successo se poi ha un seguito la maggior parte delle volte e sottolineo la maggior parte delle volte perché fortunatamente ci sono tantissime eccezioni il seguito un po' delude perché invece, questa è una delle tantissime eccezioni, fortunatamente, non mi ha delusa, anzi, sto parlando di Santa Claus,
con il seguito. Che fine ha fatto Santa Claus? Ok? Quindi sicuramente anche questo qua lo fanno vedere ogni anno, questo meno, però questo ogni anno lo fanno rivedere in TV. Il seguito, secondo me, è ancora più carino, perché praticamente Santa Claus deve trovare moglie. Quindi bellissimo, mi piace. Quindi guarda anche questo. Poi abbiamo, cioè veramente, anche qui un'altra, come si dice, un'altra dimostrazione del fatto che i seguiti hanno comunque spesso la stessa grinta e la stessa efficacia del primo film. Quindi ti travolgono, ti conquistano e non puoi non riguardarli più e più volte. E anche in questo caso sto parlando di un film che ogni anno fanno vedere e rivedere e che io adoro alla follia. Di questo fanno vedere anche il seguito. E sto parlando di... Dai, l'hai già capito. Mamma ho perso l'aereo. E mamma ho riperso l'aereo. Ebbene sì, sono recidivo. Ogni volta a Natale io voglio stare per i fatti miei. Allora, ok, non ti ho fatto vedere nulla di nuovo, giustamente, perdonami. Comunque questo era il film su i film effettivamente natalizi. Poi ce ne sono tanti altri che mi piace guardare nel mese di dicembre, però penso che di questo farò un video a parte. Nel frattempo, sperando che, a parte mamma ho perso l'aereo e mamma ho riperso l'aereo, tu qualcuno di questi film non l'abbia ancora visto e voglia colmare questa tua lacuna, ti lascio. Ci vediamo al prossimo video e penso che mi darò a una folle maratona di film natalizi. Ciao, al prossimo video. Ciao ciao ciao.